L'amore è centrale nella vita di tutti, quindi non è un fatto privato di cui vergognarsi. Bisogna esserne felici. E vi invito ad esserlo. Grazie. Io parlo alla mia gente, quella che mi vuole ascoltare. E la gente che mi vuole ascoltare molto spesso ha bisogno di ascoltare quello che dico, perché tante persone non omosessuali non sanno cos'è l'omosessualità. E per quanto credo sia molto importante la liberazione sessuale, io penso che si parli troppo poco di liberazione sentimentale. E questo è un tema al quale io tengo molto. Voglio parlarne ai genitori e alle madri, ai figli, ai fratelli, a chi è omosessuale e si trova a vivere grandi difficoltà, ma anche a chi non ha idea di cosa voglia dire essere omosessuale. Allora io a quelle persone che non hanno gli elementi per capire dico: piacere, sono Tiziano e ti spiego. Può succedere che io mi innamori e funziona così. Mi sono reso conto che poi nella vita la cosa più semplice è la verità, perché è sicuramente più complessa da esporre nel momento in cui la esponi, ma è molto più semplice da sostenere e da difendere, perché la conosci, perché è tua, perché è vera e perché non devi inventare nulla. Per cui mi sembrava giusto dedicare sempre un attimo all'importanza dell'amore nella vita delle persone, perché si sottovaluta quanto cambi e quanto produca l'amore, e si sottovaluta quanto anche l'amore sia spesso vittima di persecuzioni, esattamente come le differenze razziali, politiche o religiose. Bisogna parlare anche di questo, perché se non cambi l'essere umano da dentro non puoi cambiare il mondo, insomma.